tempi recenti, la Renault ha vinto nell'84, eccola del Tongo. Sono rimasti in sette uomini del Tongo Colnago di Sarotti, Piovani, Chiocciuli, Giupponi, Lecchi, Loro, Lampia, Zecchi e Rota, diretti da Pietro Algeri. La del Tongo Colnago protagonista ad una grandissima crono squadre nel 1985 da Busto Arsizio a Milano, 38 chilometri volati ai 54 e 545 all'ora, finale al Vigorelli. La del Tongo Colnago che vinse anche da Catania a Taormina nel 1986. La del Tongo Colnago che fa di questa prova una delle delle prove del fuoco per questo suo giro. Fabrizio Biondi. Infatti a culmine la del Tongo Colnago, dopo 18 chilometri di gara, è risultata la migliore con il tempo di 24:37, anticipando di 3 secondi. Fiori a bordo della Miraglia, speriamo che entrambi facciano in tempo a venire a raccontarci l'esploit di stamane a Rodi Garganico, a vedere se era tutto preordinato. Attenzione all'arrivo della del Tongo Colnago, un momento delicatissimo. Dovrebbero senz'altro balzare al comando della graduatoria. Guardate Saronni che a Vieste vince nella grande del 79, una tappa del Giro battendo De Vlemink e Moser. Biasecchi, Saronni, 50:30. Attualmente la classifica vede al comando appunto la del Tongo con il tempo di 50:30, al secondo posto troviamo la Gevis Bianchi che ha ottenuto il tempo di 51:27, al terzo la Magniflex Cintarella con 5 fila, vedete ci sono delle difficoltà nei campi, ecco Motolo, Zimmermann molto attivo, poi Chirotto, grande specialista anche lui di gare contro il tempo, lo scorso anno si aggiudicò insieme a Leali il trofeo Paracchi. Roberto Visentini, interessante vedere cosa farà la Toshiba di Bernard, più che l'altra di Omega, perché dovrebbe essere ormai al sicuro. Podenzana, attenzione all'arrivo, naturalmente non ce la fa ormai, vediamo ancora Ghirotto potentissimo al comando, così come aveva aperto la strada a Montempi, non ce la fa la Carrera, 50:41, 11 secondi di ritardo dalla del Tongo Colnago di Saronni. Grossa prestazione, l'avevamo per la Toshiba, una sconfitta che certamente potrebbe pesare nell'economia spicciola di questo giro.